capobastone, Agagagagra. Io mi chiedo, perché è stato abolito il servizio di leva obbligatorio? Perché le maestre non possono più picchiare i propri alunni, tipo col righello sulle mani, farli sedere sui ceci, prenderli a calci, pugni, a schiaffi? Perché i genitori non possono più tirare un dritto e rovescio come nel tennis in faccia ai loro figli? Pam! Pam! Perché me lo chiedo? Perché? Perché altrimenti si finisce in questa maniera. Quindi preferite finire così? Adesso vi faccio vedere. Il mio amico Andrew, che è una spia che mi linka tutte le cose, tutti i movimenti che fate, mi manda, oltre a queste belle fighe con le tette che saltano, anche notizie di questo tipo. Guardate, io ho letto, ho detto, no, è fake. Il cazzo è fake, è vero, era tutto vero. Leggete, leggete che roba, eh. Le bulle sniffano occhi prima di minacciare le coetanee. Per chiunque non lo sapesse, quindi il 99% di voi, l'occhi è un antinfiammatorio. Si prende metà quando hai mal di testa, dolori muscolari, quel tipo di dolori lì. No, quindi si diluisce in acqua, si mescola e poi si assume. Queste se lo sniffano! Se lo sniffano dal naso! Dal naso se lo sniffano, non so se avete capito. Aprono la bustina di occhi, fanno... Capito? Madonna bella! Madonna, 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 mi sale Adolf! Sei dai! Ma andiamo a leggere. Nuovi inquietanti dettagli sulle dodicenni che sul bus chiedevano soldi alle compagne. Notare bene, dodicenni! Io dico, a 12 anni, io più che mangiare la merenda e correre dietro un pallone non facevo. Queste minacciano a 12 anni. Andiamo avanti. Modena, 17 aprile 2016, quindi è fresca fresca. Assume ogni giorno sfumature più inquietanti la vicenda del gruppo di giovanissime bulle che da tempo, forse un anno, terrorizza con minacce e richieste di soldi le compagne di classe, ricordo 12 anni, in un istituto della nostra provincia. Infatti, secondo quanto emerso dal racconto dei genitori, le ragazzine si caricherebbero prima di agire sniffando occhi. Pratiche che avrebbero insieme ai ricatti economici direttamente sugli autobus ancora prima di arrivare in classe. Probabilmente qualcuno adesso si chiederà, ma come? Occhi? Cosa c'entra l'occhi? Non è così strano purtroppo. Infatti la pratica rientra nel cosiddetto sballo fatto in casa, attraverso il quale sempre più adolescenti sniffano un po' di tutto. Sentite, dagli antidepressivi agli antibiotici, agli antidolorifici, ed ora a quanto pare anche gli antinfiammatori. Mamma mia, fra un po' si sniffano pure la mimosa, cazzo. Nella festa delle donne. Minchia, ma ce la fai! Ma ce la fai! La moda, pericolosissima, arriva direttamente dagli Stati Uniti, e te pareva. E se parla già un po' di tempo, 2 anni almeno, se ne parla. Sono state le ragazzine spaventate a raccontare il dettaglio ai genitori, che a loro volta si sono rivolti a un legale, insieme ad altri preoccupati dal comportamento pericoloso messo in atto dal gruppo di dodicenni. Sottolineiamo dodicenni. Capitanate, pare, da una ragazzina un po' più grande. Quindi c'era la bulletta, leader e poi tutte le schiave. Secondo il racconto delle bambine, quasi ogni giorno almeno 2 ragazze sugli autobus snifferebbero soddisfatte il farmaco, per poi iniziare a fare il giretto delle offerte. Ma vi rendete conto che hanno 12 anni? Io dico, a 12 anni, come fai a pensare solamente di sniffare l'occhi? Ma soprattutto, come fai a 12 anni a ricattare le tue compagne per chiedere soldi? Ma come fai? Ma ce la fai? Per questo dico, voi mamme, portatemi i vostri figli da me. Li sistemo io gratis. Li sistemo io gratis. 2 pugni in bocca, 2 schiaffi in faccia, 1 calcio nei coglioni, 1 calcio nel culo. Ve li sistemo, ve li porto a casa sistemati. Sistemati, datemi retta, affidatemeli, datemi retta, devo aprire un'agenzia. Guardate, 2 pugni in faccia, li sistemiamo. Garantito, se dopo 2 pugni non li sistemo, il terzo glielo do gratis. Ma vai a fare in culo, va! Tanti like per Capobastone, Agagagagra.